viene a sfatare alcuni luoghi comuni. Spesso ci sentiamo dire questo è un vaccino sperimentale perché è stato messo in commercio in tempi molto brevi, dimenticando che questi vaccini hanno seguito tutte le fasi che ogni farmaco, che ogni vaccino deve seguire per ricevere l'autorizzazione, che questa commercializzazione, queste autorizzazioni avvengono a seguito di casistiche molto ampie, seguite, studiate nei dettagli per poter dare sicurezza effettivamente agli utenti, alle persone. È stato fatto uno sforzo titanico, ma senza saltare nessun passaggio che riguarda la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. È chiaro che nessuno di noi ha la sfera di cristallo e può prevedere al 100% quello che succederà. Di fatto, per le modalità proprio di azione dei vaccini, è difficile pensare a un effetto a lungo termine di questi vaccini. In particolare, uno dei tanti luoghi comuni assolutamente da sfatare è questo dubbio dell'infertilità, del danno che questo RNA potrebbe creare integrandosi nel patrimonio genetico delle nostre cellule. Questa è una stupidata biologica perché assolutamente biologicamente impossibile che l'RNA si integri nel DNA delle nostre cellule.